Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo con il secondo video di relatività ristretta. Vi consiglio di guardare il primo video che riguarda la contrazione delle lunghezze. Oggi invece parliamo del fenomeno della dilatazione temporale. In realtà questi due effetti non sono così scollegati, scorrelati tra di loro. E per introdurre il concetto di dilatazione temporale, la prima quantità che devo introdurre è il tempo proprio. Ovviamente il tempo non è nient'altro che una distanza temporale che c'è tra due eventi. Chiamo tempo proprio con la lettera tau. Tempo proprio è abbastanza caratteristico. Perché il tempo proprio è una distanza temporale. Ora prendiamo un osservatore che misura due eventi. Bene, il tempo proprio è caratteristico perché è la distanza temporale tra due eventi che accadono per un certo osservatore nella stessa posizione. Quindi sono, ripeto, due eventi che per un osservatore accadono nella stessa posizione. Ovviamente ci sono altri osservatori che vedono gli stessi due eventi in due posizioni diverse. Poi faremo tanti esempi. Infatti, se misuriamo il tempo da parte, dal punto di vista di un altro osservatore, tra gli stessi due eventi di cui l'osservatore O ha calcolato il tempo proprio, osserveremo che qualsiasi altro tempo misurato tra gli stessi due eventi, ovviamente osservato da altri osservatori in movimento rispetto ad O, cosa noterà? Sembra incredibile, ma la durata temporale tra due eventi non è un'invariante. Infatti, qualsiasi altro tempo misurato da gli stessi due eventi risulterà maggiore di tau. Lo chiamiamo banalmente questo tempo non proprio delta t, e questo tempo delta t risulterà sempre maggiore del tempo proprio. Stiamo sempre parlando degli stessi due eventi osservati e misurati temporalmente tra due osservatori diversi. E delta t è legato al tempo proprio, perché delta t è semplicemente uguale al prodotto tra il fattore relativistico, che è un numero maggiore di 1, e il tempo proprio. Quindi questo tempo sarà sempre maggiore del tempo proprio. Cerchiamo ora con un esempio reale di spiegare cos'è il tempo proprio e cos'è il tempo non proprio. Abbiamo un osservatore O, fisso rispetto alla Terra, che è Asia, e Martina, che invece è la persona che cammina, che batte le mani. Da qui partono poi i fotoni che raggiungono Asia. Vediamo quali sono due eventi che avvengono nella stessa posizione per Martina. Quindi di qui possiamo parlare di tempo proprio. Martina a un certo punto batterà le mani. Martina è la ragazza, eccolo qui, con il cappotto rosso. Qual è la posizione dell'evento Martina batte le mani per Martina? Ovviamente la sua origine. Mentre per questo evento la posizione per Asia è 30 cm da Asia. Vediamo che è un po' distante. Ci sarà un altro evento con la stessa posizione? Certo, perché Martina batte le mani, e in che posizione è Martina per Martina stessa? È sempre nell'origine. Quindi, tra questi due eventi c'è tempo proprio, mentre per Asia questi due eventi non sono avvenuti nella stessa posizione. Il secondo evento è successo più a destra per Asia. Quindi, cosa possiamo dire? Che per questi due eventi, per Martina, questi due eventi sono accaduti nella stessa posizione, cioè nell'origine di Martina, e quindi ad esempio ha registrato un tempo di 2. Per Asia invece
La distanza temporale di questi due eventi è maggiore di un fattore gamma, ipotizzato uguale a 1 e 2. Ma, sempre nello stesso esperimento, quali sono i due eventi con tempo proprio, quindi che avvengono nella stessa posizione, per Asia? Ovviamente quando Martina batte le mani no, ma è ad esempio quando il primo fotone arriva ad Asia, perché adesso Asia e il primo fotone sono allineati, sono nella stessa posizione, quindi il fotone arriva nell'origine di Asia, mentre per Martina il fotone è 2 metri dietro di lei. C'è un altro evento che avviene nella stessa posizione per Asia, eccolo qui, cioè il secondo evento, questo secondo evento è successo per Asia nella stessa posizione del primo evento, quindi si parlerà di tempo proprio, mentre per Martina il secondo fotone è arrivato molto più indietro di lei, prima era 2 metri, adesso è 3. Quindi adesso per Asia, tra i due eventi 3 e 4, che sono diversi tra l'1 e il 2, si parlerà di tempo proprio, ad esempio di 3 secondi. Mentre per Martina, tra gli stessi due eventi, è passato più tempo. Infatti il tempo proprio per lei va moltiplicato per il fattore gamma. Stessa cosa da due punti di vista diversi. Quindi in questo momento ci sono io che lancio un oggetto in avanti e, come vedete, chi sta filmando si sta muovendo insieme a me, quindi lui è solidale con me e vede questo oggetto solamente andare su e giù. Noi misuriamo un tempo proprio, perché l'oggetto è salito e sceso nella stessa posizione, cioè la mia origine. Invece, una persona che non è solidale con me, ad esempio ferma rispetto all'aula, vede che l'inizio, l'evento iniziale e finale, sono successe in due posizioni diverse, quindi non si parlerà di tempo proprio. Il funzionamento dell'orologio a luce è molto semplice, però bisogna prima capire qual è l'orologio. Allora, l'orologio è precisamente questo, quindi è un elemento che è in grado di misurare, contando qualcosa, un intervallo temporale. Quindi questo potrebbe essere il nostro orologio visto di profilo, mentre questo rosso è un fotone che sta uscendo, ok, dall'orologio e si sta dirigendo verso uno specchio, che è questo puntino blu. Quindi il fotone che percorso fa? Va fino allo specchio e poi torna indietro. E noi, come unità di tempo, possiamo contare appunto quanto tempo è passato da che il fotone è partito a quando è tornato. Quello potrebbe essere quello che noi chiamiamo il nostro secondo. Quindi una persona, se sbadiglia in 8 secondi, vuol dire che in realtà ha sbadigliato 8 volte l'oscillazione di un secondo, di un fotone, avanti e indietro. In realtà è così che noi contiamo il tempo, in base a delle oscillazioni di particelle, quindi, o di fotoni. Quindi in realtà adesso noi stiamo effettivamente andando a misurare il tempo. La domanda è: ma se adesso noi abbiamo un osservatore solidale con l'orologio, con questo orologio ad esempio lo tiene al polso, lui osserverà questo e misurerà questo tempo. Se adesso noi abbiamo, oltre all'osservatore O, un osservatore O' che invece si sta muovendo rispetto all'orologio per l'osservatore O, questo cosa vuol dire? Che in realtà, come sempre, se noi chiediamo cosa succede ad O' cosa risponderà? O' dirà: in realtà è l'orologio, il fotone e lo specchio che stanno venendo contro di me. Quindi O' si pensa fermo rispetto a se stesso, quindi ci sarà lo specchio che scivola verso sinistra, l'orologio stesso, che quindi poi per noi sarà un regolo, tanto che poi vedremo che osserveremo anche la contrazione di lunghezza di questo regolo, perché poi sarà in movimento, e il fotone, oltre che salire, andrà, per composizione dei moti,
anche lui verso sinistra. E ci chiederemo quanto durerà l'oscillazione avanti e indietro per O', cioè quanto tempo ci mette il fotone per partire dall'orologio e ritornare all'orologio per l'osservatore O'. Perché banalmente, in modo superficiale, ingenuo, infantile, immaturo, tutti direbbero: ma come, il fotone ci mette un secondo sia per l'osservatore O sia per l'osservatore O'? Sì, non tenendo conto del secondo postulato di Einstein, che dice che la velocità della luce è uguale per qualsiasi osservatore. Bene, in questo filmato faccio vedere appunto cosa vede un osservatore fermo rispetto all'orologio, che sarebbe l'osservatore in alto, e cosa vede un osservatore O' non solidale con l'orologio. E come possiamo vedere, il fotone in alto arriva prima per O che rispetto a O'. Questo perché il secondo osservatore non è solidale con l'orologio e quindi ovviamente per lui passa più tempo. In risposta alla dilatazione temporale. Se l'orologio si muove ancora più velocemente, cosa succede? Che passerà ancora più tempo in termini di distanza temporale. Ok? Quindi adesso l'orologio sotto sta viaggiando ancora più velocemente, tra l'altro vediamo il fenomeno della contrazione, e mentre per sopra passano sempre 2 secondi, come possiamo vedere, l'osservatore O', per l'osservatore O', paradossalmente, mentre arriva il secondo fotone, il primo fotone ha quasi percorso metà strada e poi deve ancora tornare indietro. Quindi gli stessi 2 eventi, cioè il fotone parte dall'orologio, il fotone arriva all'orologio, da 2 osservatori diversi viene vista una distanza temporale diversa. Il primo osservatore misura il tempo proprio, il secondo misurerà un tempo dilatato. Ad esempio, in questo caso, osserviamo per O un tempo di 2 secondi, per O' un tempo di 4,5 secondi. Vediamo ora cosa è successo. L'osservatore O, che è solidale con l'orologio, conta il tempo che vi ha messo il fotone che è partito, che ho messo in rosso. Quando tocca lo specchio diventa blu per vedere la differenza, no? Tra andata e ritorno, però il fotone è lo stesso. Quindi quanto tempo ci ha messo il fotone per partire dall'orologio, salire su e scendere? Allora qui ho scritto T partenza, che significa che è la durata del viaggio d'andata, quindi ci ho messo 1 secondo a salire e 1 secondo a tornare. Quindi il tempo per l'osservatore O tra questi 2 eventi è di 2 secondi. Questo è il tempo proprio, perché i 2 eventi, fotone che parte, fotone che arriva, avvengono nella stessa posizione, esattamente al centro dell'orologio. Quindi in questo caso 2 secondi è veramente il tempo proprio. La domanda è: l'orologio invece visto da un osservatore O', che si pensa fermo rispetto a se stesso, mentre però O' ovviamente stava andando in questa direzione, cosa vedo O'? Perché all'inizio, al suo tempo zero, l'orologio era qui. Poi però l'orologio si è spostato tanto che alla fine si è trovato in questa posizione. Quindi qui ovviamente sono 2 immagini in tempi diversi. Anche lo specchio era qui, ok? Quando il fotone è arrivato l'ha colpito esattamente, il fotone ha cambiato colore e alla fine anche lo specchio sarà qui, perché lo specchio e l'orologio sono sempre allineati uno sull'altro. Ma qui sta il concetto puro, cioè una persona in questo istante capisce il concetto di dilatazione temporale.
Questa distanza qui, essendo un'ipotenusa di un ipotetico triangolo rettangolo, è sicuramente maggiore di questa distanza. Perché questa distanza è questa. E la distanza rossa, se uno conosce il teorema di Pitagora, sa che è maggiore. Quindi, per l'osservatore O, il fotone deve percorrere meno spazio, perché deve solo percorrere il cateto verticale. Mentre per il fotone, per l'osservatore O', il fotone deve percorrere questo spazio per l'andata e questo spazio per il ritorno, quindi deve percorrere molto più spazio. E uno dice, e vabbè, ci mette lo stesso tempo, a patto che il fotone, in seguito alla composizione delle velocità, per l'osservatore O' va più forte. Ok? Questo cozza contro il secondo postulato della relatività, cioè che la velocità della luce per ogni osservatore, quindi la velocità della luce per O e la velocità della luce per l'osservatore O', deve essere sempre C. E quindi, in questo caso, il fotone, visto che non può andare più forte e visto che ci deve mettere, deve compiere più spazio, è obbligato a metterci più tempo. Questo cosa significa? Questo ha delle conseguenze devastanti, devastanti. Cioè, visto che ci deve mettere più tempo per l'andata e più tempo per il ritorno, quanto tempo ci ha messo il fotone per partire dall'orologio e per ritornare all'orologio? Questa domanda non ha senso, perché vi dovrei chiedere quanto tempo ci mette il fotone per partire dall'orologio, ritornare all'orologio per l'osservatore O? E la risposta è 2 secondi, ed è il tempo proprio, perché i due eventi accadono nella stessa posizione. Altra domanda, quanto tempo ci mette il fotone per partire dall'orologio, per ritornare all'orologio, per O'? E voi mi dovete dire, beh, ci mette, a parte che lo leggo qua, ci mette molto di più, ci mette 4,5 secondi, perché 4,5 secondi è uguale a gamma per il tempo proprio, quindi gamma per il tempo proprio, che sono esattamente 2 secondi. È un tempo dilatato. E perché non è un tempo proprio? Perché la partenza del fotone avviene in questa posizione, l'evento 1 per O' in questa posizione, mentre l'evento 2 per l'osservatore O' è in un'altra posizione. Invece per O, i due eventi dal punto di vista spaziale coincidevano. Quindi vi ricordo, il tempo proprio, che è il minore di tutti, avviene se due eventi avvengono nella stessa posizione. Se invece avvengono in posizioni diverse, il tempo è maggiore di un fattore moltiplicativo gamma. Ma chicca, vi faccio vedere il caso in cui abbiamo il nostro regolo che sta andando praticamente alla velocità della luce. Possiamo vedere che il regolo è piccolissimo, è contrattissimo, e come possiamo vedere, ciò che misura un osservatore primo che sta vedendo questo regolo in movimento è un tempo tra gli stessi due eventi, cioè arrivo, partenza, arrivo del fotone dall'orologio, è un tempo dilatatissimo, nel senso che qui gamma ha un valore approssimato a 700. Quindi stiamo praticamente andando alla velocità della luce, al regolo stando alla velocità della luce, e quindi il tempo di partenza e arrivo del fotone è dilatatissimo. Quindi significa che se per l'osservatore O partenza e arrivo del fotone sull'orologio dura 2 secondi, per l'osservatore primo può durare 2 secondi per 700, quindi praticamente all'incirca mezz'ora.